Ma perché la colpa è di tutti noi, cioè dei magistrati, delle forze dell'ordine, dei giornalisti, degli storici, dei cosiddetti uomini di cultura, che non hanno saputo narrare l'antimafia calabrese, perché se noi pensiamo a Mugnaio, Rocco Gatto è stato il primo testimone di giustizia in Italia. Cioè lui negli anni 70, lui è iniziato come garzone in un mulino, lui era di Gioia Saionico vicino Mammola, e questo mugnaio poi è diventato talmente bravo questo ragazzo che è diventato socio dei proprietari di questo mulino, poi si è costruito un mulino nel suo paese a Gioia Saionica e la mafia di Gioia Saionica, dove stiamo parlando di una mafia, di un'andrangheta di serie A, stiamo parlando della famiglia Ursino che partecipava al crimine di San Luca, era tra i sette locali di 'ndrangheta più importanti e questo Rocco Gatto è stato ha denunciato quelli che andavano a chiedere la mazzetta, ma poi è successo un giorno un fatto grave. In un conflitto a fuoco l'allora capitano Gennaro Niglio, capitano della compagnia di Roccella, uccide Ursino, il capo mafia. Quindi la famiglia di 'Ndrangheta e gli Ursino decidono di imporre il lutto cittadino. E di domenica c'era il mercato, quindi all'ingresso del paese i picciotti bloccavano tutti gli ambulanti, oggi non si fa mercato, tornate indietro. Poi fanno il giro, altri fanno il giro del paese, tutte le serrande abbassate. Lui si rifiuta di abbassare le serrande, viene minacciato, non chiude la serranda. Finito l'orario di lavoro, va dal capitano Niglio a fare i nomi delle persone che lo hanno minacciato a chiudere le serrande. Queste persone sono state arrestate, gli è stato fatto il processo, sono state condannate al Tribunale di Locri. Lui sapeva perfettamente di essere un morto che cammina, era armato. Una sera, mentre tornava a casa dopo essersi fatto il giro dalla vendita della farina, viene ucciso. Non ha fatto in tempo a prendere il fucile che era sul sedile anteriore destro del suo furgone e quindi muore. È il primo testimone di giustizia, narrato poco, narrato a livello locale. Anche se poi c'è stato il primo sindaco di Gioia Saionica che si è costituito parte civile. Allora c'era il Partito Comunista che era molto forte, che era molto impegnato nella lotta contro l'Ndrangheta, infatti anche Valariotti, però attenzione che nel contempo nel Partito Comunista allora c'erano molti sindaci 'ndranghetisti, come ad esempio Nicola D'Agostino di Canalo, poi trasferitosi a Sant'Ilario dello Ionio, dove poi il figlio è stato anche sindaco, che era comunista. Perché c'era una mafia, all'epoca una mafia, anche una mafia di sinistra, comunisti e socialisti? Erano tutti detenuti che avevano avuto contatto nelle carceri con detenuti politici e quindi poi avevano sposato quell'ideologia di sinistra, ma al contempo erano 'ndranghetisti. Molte delle storie che vengono raccontate in questo libro, che nasce come libro per ragazzi, ma a mio parere dovrebbero leggere anche molti adulti che magari hanno preferito dimenticare o non approfondire certe vicende, e comunque è sempre bene che le ricordino, raccontano la storia di gente che si spende per la propria comunità e spendendosi per la propria comunità entra in rotta di collisione con un potere che vive sulla pressione, sullo schiacciare la propria comunità, sul tiranneggiare la propria comunità. Eppure spesso i mafiosi, soprattutto di quartiere o chi ha potere, viene visto come un benefattore. Perché? Ma il mafioso del paese viene visto, è un benefattore, viene visto come un benefattore e ha potere reale, e ha più potere reale quando c'è meno politica. Meno politica c'è in un territorio, più mafia c'è.
meno volontariato, meno impegno sociale c'è, più mafia c'è, perché i capi mafia si sostituiscono, diventano soggetti sociali, soggetti che danno risposte viziate, drogate, parziali di schiavismo, ma danno comunque risposte. Purtroppo spesso la politica, spesso ad esempio i candidati politici, i candidati alle elezioni, sono presenti sul territorio 4-5 mesi prima delle elezioni, poi magari il giorno dopo che vengono eletti cambiano pure il numero di telefono per non essere disturbati, ma sono presenti solo pochi mesi. Il capo mafia è presente 365 giorni l'anno sul territorio e quindi dà risposte. A proposito di politica, la Calabria si avvicina alle regionali e non è un mistero che veniamo da una legislatura regionale durata poco, ma che è stata inaugurata dall'arresto ai domiciliari di un consigliere appena eletto e neanche proclamato, seguita poi dall'arresto di un assessore, dall'arresto di un presidente del consiglio regionale e di un assessore che è rimasto lì e nessuno si è turbato del fatto che rimanesse lì e facesse le riunioni di giunta una volta uscito dai domiciliari. Questo è il quadro a cui veniamo. Oggi ci si propone, la politica ci racconta, la politica regionale e non solo, ci racconta come antidoto all'eventuale contaminazione dall'influenza dei clan una sorta di green pass antimafia, che sarebbe elargito dalla Commissione parlamentare antimafia, ma si basa solo su condanne o rinvii a giudizio. A suo parere è uno strumento sufficiente o è un alibi? Ma no, non è assolutamente uno strumento sufficiente, perché io ovviamente capo mafia, io soggetto indagato in odor di mafia, di certo non mi candido. Candiderò una persona incensurata, una persona che non ha mai avuto una contravvenzione nemmeno per divieto di sosta, però è la comare del cugino del capomafia. E quindi quando uno poi vede dopo le elezioni persone che non hanno dietro una storia, che non hanno mai fatto nulla nella vita, però riescono a raccogliere 3.000-5.000 voti, è ovvio che uno si fa la domanda e si dà la risposta alla Marzullo, no? Quindi questo dimostra che non basta, cioè ciò che fa la Commissione Antimafia è il 20% di quello che servirebbe, però non, la Commissione Antimafia come noi non possiamo andare oltre, cioè se io ho un indagato, io non posso comunicare alla Commissione Antimafia che tizio è indagato, quindi dovrebbe essere la politica al suo interno a pulirsi, a autogenerarsi, però cosa accade? Con tutte le buone intenzioni, succede ad esempio che nelle ultime 48 ore prima dell'elezione, l'ultima settimana, si è presi dalla paura di non essere eletti e quindi si fanno i patti col diavolo. E allora poi vediamo delle persone magari insospettabili, inimmaginabili, che te li senti in un ambientale, te li senti in una riunione, che promettono, che interagiscono, che parlano con noti mafiosi. È però, se mi permette, un po' surreale che la politica, che per anni ha detto, ha tuonato contro l'ingerenza della magistratura, adesso chieda alla magistratura una sorta di visto buono sulle liste e non sia in grado di valutare autonomamente i propri candidati, che dovrebbe conoscere per proporli come amministratori della cosa pubblica. Ma ognuno fa la sua parte, cioè, è ovvio che quando qualcuno viene preso con le mani nella marmellata, le frasi fatte sono: abbiamo fiducia nella magistratura, mi auguro che Tizio, cioè l'indagato, l'arrestato, chiarisca presto la sua totale posizione e sicuramente sarà in grado di chiarire la sua estraneità ai fatti.
macchine, ormai conosciamo questo cliché, tu intanto vai, intanto ti presenti, intanto ti candidi, intanto prendi i voti, poi se ti beccano, amen, tanto il cliché è questo. E intanto la politica fa anche altro, perché fa riforma anche il sistema che dovrebbe prevenire queste o punire queste infiltrazioni. Si sta discutendo una riforma della giustizia nota come riforma Cartabia, che diciamo mette un timing dei canali molto stretti alle possibilità di indagine. Secondo lei sarà un'agevolazione all'esercizio della giustizia, o sarà un modo di garantire una giustizia superficiale che è in grado di intaccare solo la parte più epidermica e visibile della criminalità e dell'andrangheta in particolare? Questa riforma è un disastro, e si aggiunge un disastro a un disastro. Possiamo dire che c'è un conto aperto da 30 anni tra magistratura e politica. Questo tipo di riforme si possono fare solo nei governi di larga intesa, quando sono tutti interessati. Questa riforma, tranne Fratelli d'Italia, tutti sono stati d'accordo a farla, salvo poi quando due giorni dopo che è stato approvato all'unanimità nel Consiglio dei Ministri questa riforma, sono stata ascoltata alla Commissione Giustizia della Camera, io come mio solito sono stato ma come un chierichetto, diciamo, c'è stato abbastanza duro e irriverente al potere, perché io ne ho visti tutti i colori nella mia vita. Sono in magistratura dell'86, ma non avevo mai letto una cosa così devastante come il termine improcedibilità. È un qualcosa che non immaginavo mai di poter leggere in una norma che potesse riguardare il processo. Improcedibilità vuol dire che non si può procedere. E allora, perché sono stato duro e irriverente? Infatti dopo è incominciato il tarlo del dubbio alla Camera, e che il mio telefono era intasato di messaggi, di telefonate, di parlamentari di quasi tutti i partiti che chiamavano per chiedere, per fare. Perché io ho 10.000 difetti, ma dico sempre quello che penso, se non posso dire la verità sto zitto. Questa riforma è veramente, mi dispiace, come cittadino, io sono preoccupato come cittadino, non come magistrato. Come magistrato i giudici lavoreranno di meno con questa riforma, ma come cittadino sono molto preoccupato e dispiaciuto, sapete perché? Se stasera c'è tutta questa gente non è un caso, è perché da anni a Catanzaro stiamo costruendo, stiamo crescendo, stiamo facendo cose importanti. Io è dal 2016 che sono a Catanzaro e so io quanti viaggi ho fatto a Roma a fare la questua nei ministeri, la questua dal Comandante Generale Carabinieri, Comandante Generale Guardia di Finanza, dal Capo della Polizia, per avere gente di qualità, e ora ce l'abbiamo gente di qualità. Abbiamo investigatori di primissimo piano, abbiamo prefetti di altissimo livello con i quali ci capiamo così, basta guardarci 3 secondi nei comitati provinciali di sicurezza, a parte quando faccio arrabbiare la prefetta qui, che stasera ci ha onorato della sua presenza, che la faccio arrabbiare, però ci stimiamo, ci vogliamo bene, ci capiamo al volo, perché stiamo tutti alla stessa parte, non ci sono infiltrati, faccendieri, gente che gioca con 2 mazzi di carte, e quindi per questo funziona il sistema Catanzaro, per questo stiamo andando come un treno. E il fatto che io tutta quest'estate, luglio e agosto, ogni sera sono stato in una piazza, è sempre piena questa piazza, è il segno che la gente crede in noi, il segno che la gente ha fiducia, che si sta avvicinando, ed è un crescendo, perché io misuro anche rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, 3 anni fa.
ogni anno è sempre un aumento di consenso e di affetto. E allora ora arriva questa norma, questa improcedibilità, e sono veramente dispiaciuto dentro. Dico, ci sono migliaia di persone che credono in noi, migliaia di persone per cui siamo l'ultima spiaggia. È tornato il sorriso alla gente. Voi non avete idea quanta gente viene in ufficio e fa la fila per denunciare da noi. Gente che lì sta d'attesa per poter parlare con noi. E io poi li smisto tra polizia, carabiniere e finanza. È come un consultorio è diventata la procura di Catanzaro. E allora ora voi immaginate, poi con calma ve la spiego, voi immaginate un operaio che cade da là sopra e muore, ha moglie e due bambini. Siccome il processo è condannato in primo grado il datore di lavoro, il processo non è con detenuti, quindi va in coda. Ma se già il 50% dei procuratori generali d'Italia, il 50% dei presidenti di Tribunale d'Italia e dei presidenti di Corte d'Appello d'Italia vi hanno detto che il 50% dei processi non arriverà, non si riuscirà a concludere entro i due anni, perché insistete con questa improcedibilità? E scusate, e se poi il processo non si conclude nei due anni, alla vedova e ai bambini cosa diciamo? E c'è il termine di improcedibilità, la signora, la vedova e i bambini devono poi fare una causa civile per risarcimento, ma non avranno mai un colpevole, perché dichiarare l'improcedibilità, cioè sostanzialmente noi parliamo come cittadini, non parliamo come cittadini, perché il giudice d'appello lavorerà di meno, perché sapete cosa succede? Quando sono decorsi i due anni, cosa fa? Apre un file, in alto a sinistra cambia il numero del procedimento, poi cambia il nome dell'imputato col titolo del reato, la motivazione è sempre quella, è il prestampato, dice poiché il procedimento è iniziato in data totte, poiché non si è concluso nei due anni, si dichiara improcedibile il procedimento sopraindicato. Punto. Catanzaro, virgola, la data e la firma del Presidente del Collegio. Ed è fatta. E il processo non... Quindi, non bisogna istruire, non bisogna perdere tempo, stare aggiornato e sentire parlare il pubblico ministero, gli avvocati o magari aprire istruttoria dibattimentale e sentire nuovamente altri testi e per poi scrivere la sentenza, motivare la sentenza. Ci sbrighiamo prima, ma questa me la chiamate giustizia. Perché questo? C'era bisogno di fare questo, ma quando si è insediato il governo Draghi, per un mese e mezzo si è parlato solo di riforma del processo civile. La Cartabia per un mese e mezzo non ha parlato di processo penale quando si è insediata. Quando si è insediata la Cartabia, dopo 48 ore ha incontrato il garante della privacy, no, il garante per i detenuti. Dopo un mese e mezzo ha incontrato i radicali. Ancora non aveva incontrato i magistrati. Quindi io ho pensato sicuramente la prima cosa che farà metterà mano alle carceri, anche perché lei come giudice della Corte Costituzionale, come Presidente della Corte Costituzionale, aveva fatto una ricerca, aveva fatto un lavoro nelle carceri sullo stato delle detenzioni. Ma arriverà da qui a poco, perché so che già ha già composto una commissione di riforma per le carceri, quindi prevedo che da qui a poco, in futuro, non ci sarà il sovraffollamento più delle carceri, quindi non avremo più il problema che la CEPU ci bacchetti per le carceri sovraffollate, per gli spazi, per i 9 metri, per ogni detenuto. Ma non è questo il problema sono i processi. Perché improcedibili? Cosa vuol dire improcedibili? Voi siete a Napoli e dovete arrivare a Roma. Io vi do 2 ore di tempo per arrivare a Roma. Cosa fate? A Frosinone c'è un incidente stradale e quindi non potete, bisogna fermare le macchine, ci sono le code. Dopo si tolgono le macchine, gli incidenti, dopo aver fatto i rilievi, e si va a ripartire per arrivare a Roma. E lei dice no, tu non puoi arrivare a Roma, perché ti avevo detto che entro 2 ore dovevo arrivare a Roma. Dice ma io come faccio? Ora resto qua? Resti qua. Noi siamo 50 persone che abbiamo un tumore o un sospetto tumore e dobbiamo andare, siamo in visita dall'oncologo. L'oncologo quel giorno riesce a fare 30,
visite, non 50. Allora gli altri 20 diciamo alla segretaria del primario, del luminare, allora torniamo domani. No, non può tornare domani. Torniamo giovedì. No, non può tornare giovedì. La settimana prossima, no, lei non si può visitare più. E dice, ma come? Ma io ho un tumore, come faccio a non visitare più? No, perché lei entro oggi si doveva visitare. Siccome non si è visitata entro oggi, lei non si può visitare più. L'improcedibilità libertà è questa. Il processo deve essere fatto entro 2 anni, dopo la condanna in primo grado, per l'appello. Siccome non l'avete concluso in 2 anni, il processo non ci sarà più. Quindi se io sono stato condannato in primo grado, e poi se sono bravo e riesco a non arrivare ad allungare i tempi e andare oltre i 2 anni, io no, quella condanna in primo grado non ci sarà più. E beh, mi sembra questa giustizia. Ed allora, poi quando hanno capito i rumors che molti parlamentari non avrebbero votato la fiducia, hanno incominciato a mediare. Ecco, procuratore, una domanda a questo proposito le volevo fare. Sono stati esclusi dall'improcedibilità una serie di reati, fra cui l'associazione mafiosa e altre gravi contestazioni, però continuano a essere legati alla norma dell'improcedibilità tutti i reati da colletti bianchi, corruzione, insider trading, tutti i reati finanziari, i reati imprenditoriali, che spesso sono anche reati spia di situazioni di mafia. È una pezza o è un alibi questa esclusione dall'improcedibilità di pochi, fin troppo pochi e fin troppo poche contestazioni? Allora, quando poi si è capito che bisognava mediare, è stato fatto un elenco, è stato inserito l'associazione di inquisito mafioso, l'associazione di inquisito traffico di stupefacenti, reati sessuali. I due primi reati, ovvio, sono processi con detenuti, quindi sarebbero fatti comunque, non c'era bisogno di mettere in elenco. I reati sessuali sono stati inseriti perché li ha voluti la Buongiorno della Lega, perché lei è una sostenitrice, una molto sensibile alla violenza sulle donne, eccetera. Però in questo elenco, ad esempio, si sono dimenticati di inserire corruzione, concussione e peculato, che sono quei reati tipici che stanno vicini, che sono a fianco alla politica, a fianco, sono tipici dei faccendieri, sono tipici dei pubblici amministratori o dei collettori di voti. Ci si è dimenticato, ad esempio, questo governo ha tra i ministri il ministro della transizione ecologica, quindi si pensava che questo governo avesse una grande sensibilità per i reati ambientali. Ma ad esempio questo governo si dimentica di mettere in questo elenco anche i reati ambientali, si dimentica di mettere tutti quei reati che creano allarme sociale. Abbiamo con tanto strombazzamento di trombe abbiamo messo l'omicidio stradale, però poi ad esempio non l'abbiamo messo in questo elenco. Perché? Perché purtroppo in Italia, quando si è in buona fede, si parte sempre a valle e non a monte, perché anziché fare questa ghigliottina della improcedibilità bisognava ragionare a monte, avere più coraggio, avere un po' di esperienza e di conoscenza e incominciare a rivedere la geografia giudiziaria, perché non è possibile che ci siano uffici giudiziari che potrebbero essere accorpati, non è possibile che ci siano 250 magistrati fuori ruolo, cioè che non fanno il lavoro per cui hanno vinto il concorso, magistrati che sono consulenti nei ministeri, non è possibile che non ci sia una forte depenalizzazione, cioè non è possibile che per guida in stato di ebbrezza bisogna aprire un fascicolo e mandare gli atti in procura, quando basterebbe mandare invece il verbale
con la rilevazione che Tizio era ubriaco al prefetto. Il prefetto istruisce un funzionario, gli dà dei parametri e gli dice: guarda, questo qui gli diamo un anno di sospensione della patente, gli sequestriamo la macchina e gli diamo 1.000 euro di multa. Io penso che sia un provvedimento molto più serio, concreto e deterrente rispetto ad aprire un procedimento, a fare un'indagine che non sarà destinato a prescriversi, a non andare mai comunque a sentenza definitiva. E quindi, se noi avessimo ragionato bene prima, sfoltendo tutti i reati cosiddetti bagatellari, noi non c'era bisogno di arrivare a questa ghigliottina per chi è in buona fede, ma questo è un sistema che, se rimarrà così, torneremo indietro di decenni. Assumere nuovi magistrati e tarare le procure non sulla densità abitativa ma su quella criminale del territorio avrebbe potuto essere una soluzione? Ma il fatto è che non si riesce ad assumere più magistrati, cioè quest'anno col Covid per un anno e mezzo o due non ci sono stati concorsi, quindi nel 2022 ci sarà un buco, una carenza di organico superiore rispetto agli anni precedenti, ma il fatto è che ogni anno più di 300-320 magistrati la Commissione non li ritiene idonei a superare il concorso, cioè molte volte non si riesce a coprire i posti messi a concorso perché il target non è alto, non è sufficiente rispetto a quello che serve per fare magistrato. Lo so, è un discorso teorico perché i temi eccetera, perché è ovvio che ci sono persone che hanno superato il concorso che sono meno bravi rispetto a chi l'hanno superato, ma che succede in tutti i concorsi. Però mediamente non si raschia il barile, non si riesce ad avere, cioè non si può fare un concorso per 500 posti perché non ci sarebbero 500 candidati in grado di superare ad esempio le prove scritte. Ma ha senso che ad esempio Busto Arsizio, per fare un esempio, abbia lo stesso numero di magistrati di una procura che sta in terra di mafia o di 'Ndrangheta? Non ha senso, però il problema è questo: molte volte questi sono frutto di mediazioni, cioè aprire o chiudere un tribunale spesso sul territorio vuol dire avere o non avere forza politica da parte del parlamentare del luogo. Sono come gli ospedali, no? Cioè, nella stagione in cui io ricordo nella Locride, Gerace, Locri, Siderno, in 15 km c'erano tre ospedali perché ogni parlamentare doveva avere il suo ospedale. E chiudere un tribunale viene visto come una spoliazione per quel territorio perché viene visto come un indotto, ma non c'entra la giustizia, perché quando si chiude un tribunale circondariale non c'entra niente col contrasto alle mafie, perché le procure circondariali non possono fare indagini di mafia. Quindi necessiterebbe invece far funzionare il regime, cioè una procura con due sostituti non ha senso, non funziona, non serve. Eppure l'Abruzzo e il Molise, ogni 12 km e mezzo c'è un tribunale. In Sicilia ci sono quattro corti d'appello, non ha senso quattro corti d'appello in Sicilia. Non ha senso che a 70 km da Palermo ci sia la corte d'appello di Caltanissetta. E sono delle strutture complesse che costano e che tengono ingessati un apparato, un presidente di corte d'appello che potrebbe fare il presidente di sezione, un altro il presidente di sezione a scalare potrebbe fare il presidente del collegio e scrivere la sentenza. E cioè, l'altra volta mi ricordo che un sottosegretario della giustizia mi ha detto in un dibattito, quando gli ho detto che ci sono 250 magistrati fuori ruolo, e dice: che cosa sono 250 magistrati? Come sono? 250 persone che sedute lì possono scrivere una, due, tre sentenze al giorno. Che discorsi sono questi? Lo stesso, mi pare che si chiamava Sisto, era di Forza Italia, forse un sottosegretario di Forza Italia. Mi pare che sia pugliese, un avvocato pugliese, perché mi contestava che io andavo spesso in televisione, che andavo spesso in televisione. Gli ho detto: guarda, purtroppo ho poco tempo, ma se mi sforzo, se mi concentro ci andrò di più, stia tranquillo, che non vi darò pace, vi manterrò, stia tranquillo. Vabbè, anche perché, voglio dire, la politica, non solo con la riforma Cartabia, ha dimostrato una
vaga allergia all'approfondimento investigativo. Perché c'è una riforma, una modifica adesso che interesserà anche a voi sulle informazioni. La nuova legge sulle intercettazioni, cioè la legge Orlando. Sembra quasi un invito a non indagare, perché fondamentalmente la legge Orlando, riassumo in maniera molto sintetica e molto elementare, impone che sia il PM a monitorare intercettazione per intercettazione e non possa più delegare questo esame alla PG, e solo il PM possa decidere se tale intercettazione è utilizzabile o non utilizzabile. Questo significa che, lo dico per ormai aver letto centinaia, migliaia di pagine di carte giudiziarie, per un'indagine media ci sono faldoni di 10.000 pagine, un PM prima di scrivere la richiesta di rinvio a giudizio, decidere come proseguire l'indagine, eccetera, eccetera, dovrebbe leggere 10.000 pagine di conversazioni, decidere quello che si può usare e quello che non si può usare. Traduzione, una dilatazione dei tempi di indagine mostruosa, quindi la possibilità di intervenire su una situazione che non vive solo esclusivamente nelle aule dei tribunali, ma vuol dire sofferenza per il territorio in cui succede, perché l'Andrangheta, e lo sappiamo perché viviamo in Calabria, è una dittatura e noi siamo schiavi di questa dittatura che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Quindi significa fondamentalmente prolungare una situazione di sofferenza che poi è surreale, perché va esattamente nella direzione contraria a quella che vorrebbe essere l'intenzione della Cartabia, cioè accelerare i processi. Allora, chi ha creato questa norma, se in buona fede, non è mai entrato in un'aula di giustizia, non è mai stato in una procura, perché forse non sanno che in una procura distrettuale mediamente ci sono 5.000-6.000 telefoni sotto controllo contemporaneamente, che producono ogni giorno 4-5 brogliacci, se ad esempio se a Catanzaro siamo 30, noi abbiamo mediamente nelle quattro province almeno 1.000 ufficiali di polizia giudiziaria, almeno 1.000, e che fanno questo lavoro. Come facciamo poi a 1.000, e questo lavoro passa nelle mani di 30 sostituti procuratori, di 26 sostituti procuratori? C'è una follia. È un invito a non indagare, a non approfondire. No, è un'impossibilità, non è invito, è l'impossibilità di indagare, non è che c'è l'invito. Cioè è assolutamente impossibile osservare questa norma, se non dire non si lavora più. Cioè non si può assolutamente, non si possono più assolutamente fare queste indagini. Ma ripeto, queste cose, queste riforme si possono fare quando ci sono governi di larghe intese, quando sono tutti lì nello stesso governo. Devo fare una domanda complicata e vagamente velenosa, però io sono malpensante e malfidata. Dai, senza premesse, dai la domanda. Non c'è bisogno. È un modo, questo, il combinato disposto di queste riforme, è un modo per sdoganare quell'andrangheta invisibile, quell'andrangheta in colletto bianco, quell'andrangheta finanziaria, quell'andrangheta che è potere politico, e limitare il contrasto solo ed esclusivamente a quella che visibilmente crea un problema di ordine pubblico? No, questa riforma impedirà anche quello. Cioè, questa riforma impedirà di arrivare poi a sentenze definitive per qualsiasi tipo di reato. Comunque per il 50% dei reati che sinora sarebbero arrivati, i processi sarebbero arrivati a sentenza definitiva, il 50% non arriverà più. E sono numeri e le statistiche, perché i presidenti di Corte d'Appello, i procuratori già hanno portato i numeri, glieli hanno fatti vedere, che statisticamente non sarebbe. Quindi è ovvio che in questo 50% si salveranno mafiosi, faccendieri, massoni deviati, centri di potere, riciclatori e tutta la gamma dei reati previsti nel codice penale e nella parte leggi speciali. Questo è matematico. Questa tendenza
può rispondere a una volontà di sdoganamento di un certo tipo di mafia? Sì, cioè noi negli ultimi 10 anni più abbiamo forse osato, abbiamo alzato un po' il tiro, no? Non siamo andati sui soliti noti. E alzando leggermente il tiro nelle intercettazioni, nelle interrelazioni con i mafiosi abbiamo trovato il mondo delle professioni, abbiamo trovato il mondo della pubblica amministrazione e quindi abbiamo incominciato a sentire i massoni indranghetisti. Abbiamo incominciato a sentire quelli che interagivano, che parlano direttamente con la politica, direttamente col mondo delle istituzioni, direttamente col mondo della magistratura, direttamente col mondo delle forze dell'ordine. Questo ha un po' sconquassato, ha saltato gli equilibri, cioè dalla città dove non c'era mafia, dalla città dove non succede nulla, dove tutti è un mondo perfetto, tutti siamo amici, tutti ci vogliamo bene, da un mondo autoreferenziale si arriva alla guerra, si arriva a vedere nero, grigio e puzza. Questo ha agitato tutti, ha agitato i più. E questa agitazione ha portato poi a degli attacchi a certi magistrati, a degli attacchi a certi uomini delle forze dell'ordine, a degli attacchi a certi giornalisti che magari riportavano quello che hanno letto nell'ordinanza di custodia cautelare, che magari si sono permessi di fare qualche commento su qualche potente che interagiva con un mafioso, a vedere molti uomini del mondo delle professioni indagati e poi imputati e magari arrestati. Tutto questo ha determinato un movimento, un'onda d'urto contro diciamo questo tipo di fare indagini, contro questi metodi di fare indagini. E quindi ogni mattina quando si alza il sole c'è gente che incomincia ad esempio a pensare a Gratteri e incomincia a scrivere cose false al 90%, al 95%, al 99% o al 100%. E mediamente ci sono almeno 7, 8, 10 persone che ogni giorno in modo sistematico scrivono il falso, ma noi che riteniamo di essere persone per bene, riteniamo di lavorare col codice in mano e applicando il codice di amare in modo viscerale questa terra, dobbiamo avere, per non fare il gioco degli sporcaccioni, dobbiamo avere, io dico sempre, spalle larghe e nervi di acciaio, perché se reagisci in modo scomposto fai il gioco dello sporcaccione. Quindi non bisogna reagire in modo scomposto, bisogna stringere i denti, lavorare ancora di più in modo sodo, stringersi ancora di più. Ecco perché io sono fissato con la polizia giudiziaria, ecco perché per me non è indifferente che arrivi il questore X o il questore Y, il prefetto X o Y. E quindi io ogni volta che mo c'è il questore di Catanzaro che se ne vuole andare e io non so che fa, io mi preoccupo, siccome è bravo, intelligente, per bene, onesto, gli voglio bene e lui se ne vuole andare e mi dispiace, come faccio io a trovare uno come lui ora? E quindi mi devo preoccupare, mi devo guardare in giro. E allora è importante, non è una battuta, cioè, lo penso veramente, cioè, noi abbiamo bisogno di persone veramente oneste, veramente che hanno tenuta, perché le pressioni sono forti, molte cose non emergono all'esterno, ma questa è gente che viene pressata continuamente, cioè che deve stare attenta a vedere i loro uomini che fanno, dove vanno tutto il giorno, perché
è come un fortino che viene attaccato nei modi più insidiosi e subdoli possibili. È così pericoloso lavorare in questa terra? È stressante, è esaltante dal punto di vista investigativo, dal punto di vista perché si fanno cose che in questo momento in pochissimi altri posti si fanno. C'è una polizia giudiziaria di qualità, c'è uno stato di qualità qui. Nel distretto di Catanzaro posso dire che nel 99-98% dei casi c'è gente veramente di primissimo piano. Stiamo facendo cose belle, cose esaltanti a tutti i livelli, sia sul piano giudiziario che sul piano amministrativo. È esaltante lavorare, facciamo cose veramente inimmaginabili, impensabili, risultati nemmeno io pensavo di riuscire ad arrivare a questi livelli. Però è ovvio che è pericoloso, perché non ti puoi mai deconcentrare, devi sempre stare attento, soprattutto alla vita di relazione. Infatti noi non andiamo mai da nessuna parte, siamo sempre chiusi dentro, non andiamo a pranzi, a cene, a party, a ville e cose. Io sono a Catanzaro dal 16 maggio 2016, io conosco solo come si arriva alla prefettura, come si arriva alla questura, come si arriva dai carabinieri, alla Guardia di Finanza, e due volte sono stato alla provincia per due convegni. Io non sono mai entrato in una casa privata a Catanzaro. E quindi questo porta diffidenza, però le persone per bene poi capiscono che questa è la vita che dobbiamo fare nei piccoli centri, ma questa vita la fanno tutti, tutte queste persone che sono in prima fila la fanno tutti così, stanno tutti attenti a non essere avviluppati, a non essere usati, a non essere venduti. Però, procuratore, mi permetta, è un po' una sconfitta in un certo senso, perché come dire, ok, la maggior parte del territorio, la maggior parte delle relazioni, la maggior parte dello spazio pubblico lo occupano le persone che non sono per bene e le persone che dovrebbero sentirsi aliene, nel senso di parassite in questa terra. No, ma noi ma chi ci invita è gente di potere che ci invita. Qui non c'è gente di potere, questi sono i trombati. Sono quelli che hanno subito, sono quelli figli di nessuno che sono qua stasera. Qui non c'è l'aristocrazia, non c'è l'alta borghesia, non ci sono gli alti funzionari, non ci sono i burattinai, non sono qui. Questa è tutta gente pulita, gente che viene qui ad essere rincuorata, ad essere incoraggiata a continuare ad essere onesta e per bene. E quindi gli spazi ce li dobbiamo riprendere. Ma ce li riprendiamo. Io ripeto, io da luglio, no, forse ho saltato una sera a due, io l'altra sera ero in provincia di Vibo, in un paesino, Rombiolo, vi dico un paesino, c'era una volta e mezza le persone che sono stasera in piazza. Io in qualsiasi parte vado, anche fuori dalla Calabria, ma restando qui nel distretto di Catanzaro, ci sono ogni sera 1000 persone, quindi la gente ci segue, e l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, ripeto, c'era meno gente, quindi noi ci stiamo prendendo gli spazi, cioè la gente sta capendo, ci sta seguendo, cioè il consenso sta aumentando sempre più. Siamo noi che non vogliamo avvilupparci, non vogliamo essere, far parte dell'AREM, far parte della scuderia dei centri di potere. Ecco, questa scuderia che è quella, diciamo, sono quei mondi che si sono particolarmente agitati di fronte a certi, sì, tipi di indagini. Certo, certo, certo. E con l'arrivo del Recovery Fund in Italia si stanno agitando ancora di più? Ma con l'arrivo del Recovery Fund stanno pensando alle buone future opportunità per fare affari, per fare business. Cioè le dinastie di 'Ndrangheta o di faccendieri, di riciclatori, che hanno i soldi, pensano come poter fare shopping, come poter fare sciacallaggio nel mondo dell'imprenditoria. Noi pensavamo che ci fosse un'impennata
di passaggi di proprietà dai notai, di notarili, invece si stanno ancora di più affinando, cioè lasciano il proprietario al posto dove fanno arrivare i soldi della vendita della cocaina per tenere in vita questa azienda, questa attività imprenditoriale, e si continua formalmente come se nulla fosse accaduto, cioè formalmente quell'attività commerciale non è in crisi, si regge sulle sue gambe e continua a vendere, ma in realtà il proprietario diventa un prestanome del riciclatore, dell'ondranghetista. L'arrivo, diciamo, di tanto, di questo fiume di denaro che poi approderà anche direttamente sui territori, sì, oltre che verrà gestito dai ministeri, dagli organi centrali, e la spinta per una riforma come quella Cartabia, è una pura coincidenza temporale o c'è una coincidenza causale? L'uno serve all'altro. Ma io mi auguro che sia temporale, penso che sia temporale, non immagino, però io sono stato sentito sul punto, cioè stanno arrivando tanti soldi dall'Europa, noi abbiamo paura delle mafie, noi vogliamo fare queste opere, eccetera eccetera, no? E quindi mi hanno fatto vedere l'alta velocità Salerno Reggio Calabria, la Salerno Taranto, poi navi traghetto nuove, treni più corti per farli salire prima, altre infrastrutture, eccetera eccetera. Dice, però noi abbiamo paura dell'Andrangheta. Allora io nel momento ho pensato, vuoi vedere che un'altra volta ci fregano, cioè con la scusa dell'Andrangheta non ci fanno le infrastrutture. Allora io ho detto, guardate, voi fateli questi progetti, portateli avanti, non vi preoccupate, all'Andrangheta ci pensiamo noi. Cioè sono stato un po' sbruffone, chiamatemi come volete, però io in quel momento ho pensato, se queste opere, queste infrastrutture non si faranno ora, non si faranno più, che non ci sono poi più soldi, allora io dico, rischiamo, io dico che se noi ci mettiamo tutti assieme, stiamo attenti e ci consentono e si faccia una sorta di ferma pesca, la finiscono con queste riforme che ci impediscono di lavorare, stiano almeno fermi, non abbiamo bisogno di riforme, statevi fermi, forse riusciamo a contenere le mafie. Però io dico che in questo momento il ragionamento deve essere che le infrastrutture devono essere fatte, perché la Calabria non ha bisogno di pesce, la Calabria ha bisogno di canna da pesca, la Calabria non ha bisogno di elemosine, non ha bisogno di reddito di cittadinanza, la Calabria ha bisogno delle stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Emilia-Romagna e in Lombardia. Questo è il punto di partenza. Quindi tu mi fai le infrastrutture, poi vediamo se c'è bisogno di altro. Però intanto tu consenti, devi consentire agli imprenditori calabresi di avere le stesse opportunità degli imprenditori veneti, perché noi siamo dei bravi agricoltori, abbiamo un'agricoltura di altissimo livello in termini di competitività e in termini di qualità di prodotto, in campo aperto. Le nostre primizie maturano 20 giorni prima, quindi andare sul mercato di Milano, andare da Roma in su 20 giorni prima rispetto ai prodotti in campo aperto della campagna vuol dire guadagnare, vuol dire essere competitivi, vuol dire poter fare impresa. Ma se tu non mi fai arrivare, se tu non mi crei, non mi fai dare la possibilità di far funzionare le ferrovie, non mi dai un aeroporto dove la ferrovia arriva sotto il culo dell'aereo, non andiamo da nessuna parte. Perché noi qua in Calabria abbiamo 3 aeroporti e abbiamo 2 milioni di abitanti, e 3 aeroporti che non ci possiamo mantenere. Perché l'aeroporto di Reggio Calabria, per andare in parità, dovrebbe avere 600.000 passeggeri l'anno e ce ne sono 400.000. Non ne parliamo di Crotone, che bastava fare una metropolitana leggera che in 40 minuti ti porta da Reggio Calabria a sotto l'aereo e tu arrivi, e risparmiamo questi soldi e facciamo altre cose per Reggio Calabria, perché non è che ogni città può avere un aeroporto,
come ogni paese deve avere un ospedale. Cioè dobbiamo incominciare a fare sinergie, come la Calabria ha 3 facoltà di giurisprudenza. Mi sentite cosa servono 3 facoltà di giurisprudenza in Calabria? Meno male c'è la facoltà di agraria a Reggio Calabria, che ci serve la facoltà di agraria, come ci serve? Possibile che invece di fare 3 facoltà di giurisprudenza in Calabria non si poteva fare una e fare un'università per turismo a Lamezia Terme, nella Fondazione Terina, dove ci sono tutti questi capannoni vuoti? Possibile che non possiamo fare un'università per il turismo dove spiegare agli imprenditori alberghieri come fare imprenditoria turistica, non fare un'accoglienza predatoria, che noi dobbiamo nei 2 mesi d'estate dobbiamo guadagnare tanto per vivere tutto l'anno, quando noi abbiamo il sole che va da aprile a ottobre? Possibile che non possiamo fare un qualcosa che in altre regioni non ci sono e che in altre regioni non c'è? Perché dobbiamo fare a gara che ci servono 3 facoltà di giurisprudenza? E qua ogni mese e mezzo sforniamo nelle 3 università circa 200 laureati in giurisprudenza. Mi spiegate cosa fanno questi ragazzi? Che facciamo? Poi gli incidenti stradali falsi, o facciamo le cause all'INAIL per infortuni sul lavoro falsi? Non possiamo andare avanti così, la programmazione è questa, vuol dire, se vogliamo uscire dal sottosviluppo e dall'essere sempre additati gli ultimi in tutte le classifiche, in tutte le graduatorie, ed essere sempre più l'Africa del Nord. Ho 2 domande, strettamente collegate a quello che ha detto. La prima è sulle infrastrutture. Per fare queste infrastrutture è necessario, come ha proposto la Lega e altri settori del centrodestra, di abolire il codice degli appalti e riformare pezzi del codice antimafia, o si possono fare legalmente e senza risparmiare controlli? Seconda domanda, lei ha le idee molto chiare su quello che si potrebbe e si dovrebbe fare per sviluppare un territorio, non è mai stato tentato alla politica? Allora, rispondo alla prima domanda, e con 2 fatti. Noi siamo riusciti in 4 mesi e mezzo a costruire l'aula bunker più efficiente e moderna del mondo occidentale, alla Lamezia Terme, a 6 km da qui. Abbiamo la più grande aula bunker del mondo, possono stare a distanza Covid sedute 1000 persone, è un'aula di 3300 metri quadri, con 150 videocollegamenti contemporaneamente, con 64 telecamere che registrano autonomamente l'una dall'altra. Una modello, 4 mesi e mezzo. Io il 16 maggio del 2016, quando mi sono insediato, anziché salutare le autorità, perché voi sapete che sono scostumato, ho detto: qui sopra c'è l'ospedale militare chiuso da 10 anni, perché non facciamo la procura, dato che paghiamo 1.700.000 euro l'anno di fitti? Mi hanno preso per pazzo, la procura è quasi pronta, a dicembre dovremmo trasferirci. Quindi noi in 4 anni e mezzo abbiamo costruito una procura dove ci sono 6.000 metri quadri coperti, che sarà bellissima, perché è un convento del 400 con un chiosco stupendo, dove abbiamo previsto anche che sabato e domenica si possono fare dei concerti, dei convegni, può essere fruita dalla città. Il chiosco è la parte antica della procura, perché è stata progettata proprio per non avere nessun collegamento col resto della struttura del palazzo, proprio per farla vivere dalla città. Abbiamo questo in 4 anni e mezzo, quindi è possibile, volendo, ma come si fa? Perché è stata fatta la procura di Catanzaro in 4 anni e mezzo? Perché tutte le persone che sono sedute là attorno al tavolo per discutere, nessuno di queste nella testa pensava: ma mia che me veni? Perché le opere non si fanno, perché quando qualcuno degli attori protagonisti vuole la mazzetta o vuole un pezzo di qualcosa, l'opera non si fa. Ma siccome là attorno tutti gli attori protagonisti
dai comitati provinciali per donne e sicurezza, dai tavoli nazionali, dal direttore del demanio, al direttore delle opere pubbliche. Nessuno l'ha, tutti avevamo interesse a fare la cosa e si sta facendo. Ma io sai cosa faccio? Io ogni settimana vado là e faccio il direttore dei lavori. Vado e parlo con le maestranze, vado e parlo con gli operai, vado e parlo con cose e li carico come le sveglie. L'aula bunker è stata fatta perché io l'8 di dicembre, il giorno della festa della Madonna, io li ho fatti lavorare gli operai, fino alle 8 di sera hanno lavorato, perché il 15 dicembre l'aula bunker doveva essere pronta. Allora, quindi le opere si possono fare, ci vuole solo la volontà delle persone per bene e oneste che hanno il senso dello Stato, l'orgoglio dell'appartenenza e la voglia di fare. E la seconda domanda? Ma io. Alle idee così chiare, sa far fare le opere, cioè è riuscito in quello che molti politici non sono riusciti a fare, cioè mantenere delle promesse e creare concretamente delle cose per la comunità, come l'aula bunker, come sarà la procura, mai tentato dalla politica di farlo ad ampio raggio? Guarda, se io avessi voluto fare politica avrei avuto, ho avuto tantissime, tantissime possibilità, opportunità e richieste di tutto l'arco costituzionale, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Io sono il felice procuratore pubblico di Canzano, io sono il consulente gratuito di tutti, io amo in modo viscerale la mia libertà, io non sono un mediatore al ribasso, io sono una persona allenato a comandare. Io sono una persona che faccio 10 riunioni al giorno, io parlo con tutti, ma non mi alzo dalla sedia se non ho preso una decisione. Quindi io non posso stare a mediare al ribasso, a vedere che vuole Tizia, a vedere che io devo fare la cosa che ritengo più utile alla collettività o più giusta. Quindi io ascolto tutti, anche l'ultimo dei presenti che ci sono nella stanza, ascolto tutti, però poi bisogna fare. E mi assumo io la responsabilità, quindi io sono un decisionista nato, non sono un mediatore, non mi devo mediare, perché mediazione vuol dire non fare mai la cosa che serve, ma fare la cosa che può accontentare tutti. Accontentare tutti vuol dire che fai una cosa che non funziona e che non serve. Quindi io ho 63 anni, finora ho fatto quello che mi piaceva fare, io amo in modo viscerale questo lavoro, perché è l'unico lavoro che se uno vuole non dipende da nessuno, sei soggetto soltanto alla legge. La bellezza di fare il magistrato è questa, la cosa più bella di fare il magistrato è questa, che se tu vuoi non devi ascoltare nessuno, te ne puoi fregare di tutti. E io, non, io questo è ad esempio uno dei motivi per i quali io non sono iscritto a nessuna corrente. C'è la bellezza di poter dire oggi A e domani B, ma chi me la, è impagabile. Quindi no, io sono nato senza padrone, senza niente, non voglio nessuno, fino all'ultimo dei miei giorni. Cioè io faccio un esempio. Io adesso, no, nella situazione in cui sono, no, perché voi sapete che io entro 3 anni me ne devo andare da Catanzaro, quindi devo trovare un altro posto, un'altra collocazione, che vorrei che mi consentisse di poter continuare ad aiutare la Calabria. Questo sia chiaro, è importante. Questo è il motivo principale per cui non ho fatto domanda per la Procura di Milano. Ma se io, io oggi, proprio per questo, dovrei stare zitto, dovrei usare la bocca solo per respirare e per mangiare. Ma voi avete visto invece prima come sono stato duro, feroce, con la politica, anche con gente che poi mi deve votare, perché il CSM è composto anche da rappresentanti del Parlamento, dei rappresentanti di partiti che oggi sono al governo. Quindi dovrei stare zitto, anzi dovrei adottare un atteggiamento ossequioso, col busto leggermente inclinato in avanti. Ma io, voi vedete come sono scostumato e strafottente, a me non mi interessa niente. Cioè, se anche io posso anche fare domande e non essere nominato, a me che mi interessa. Il problema sarà loro di spiegare poi perché. Non è il mio che ho Chiaro. fatto domande e non sono stato nominato. Posso fare tanti di quei mestieri che non avete idea.
Mi fanno segno che dobbiamo chiudere a breve, quindi sì. Io le farei l'ultima domanda. Lei prima ha detto io voglio continuare ad essere utile per la Calabria, quindi devo trovare una collocazione che mi consenta di fare anche questo, mi consenta di fare questo. Secondo lei la lotta la battaglia contro l'andrangheta, che è così vicina, così pervasiva, così presente, così in grado anche di irretire magistrati, personaggi delle forze dell'ordine, gente insospettabile per storia, per sì. Totalmente estranea per all'ambiente, certo. Può essere vinta? Vinta è un parolone. E io posso dire che nel distretto di Catanzaro abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo passi da gigante per riconquistare pezzi di territorio e pezzi di libertà, di questo sono convinto. Bastano le procure per questa battaglia? Assolutamente no, noi come forza dell'ordine, come procure, come Stato riusciremo a liberare ancora tanti altri pezzi di territorio. Faremo ancora tantissime cose importanti che vi renderanno più liberi, più felici, meno tristi e meno preoccupati. Però poi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della politica, abbiamo bisogno di una politica pulita che faccia quello per cui è preposta. Ma soprattutto abbiamo bisogno di voi che vi convinciate che si può fare a meno di 'ndrangheta, si può fare a meno di offrire il caffè la mattina al bar al capomafia, si può fare a meno di ossequiare il capomafia. Voi dovete avere più coraggio e fiducia in voi stessi. Voi state dimostrando che avete fiducia in noi, che siamo credibili. Però vogliamo che voi facciate un altro sforzo ulteriore. Noi abbiamo la consapevolezza che vi state fidando di noi, lo percepiamo, lo capiamo dal numero delle denunce, dagli apprezzamenti che ci fate, dalla considerazione che state avendo nei confronti delle forze dell'ordine. Però dovete fare ancora un ulteriore sforzo, vi dovete impegnare di più nel sociale, dovete fare più volontariato, dovete andare per forgiare il vostro carattere, dovete andare negli ospedali e geriatrici, nelle divisioni geriatriche, a fare visita, a sedervi davanti a un letto di un vecchio abbandonato un quarto d'ora, che voi non conoscete, ma lui è stato abbandonato dai suoi figli. Non è un atto di generosità, è un atto che vi rafforza. Andate nelle comunità terapeutiche a parlare con i tossicodipendenti e così vi farete un'idea sulla legalizzazione delle droghe. Ma soprattutto andate a parlare, a sentire il dolore di queste famiglie. Siate più generosi, impegnatevi di più nel sociale, sarete cittadini migliori e sarete più forti contro l'andrangheta. Grazie procuratore. A proposito di